Si adottino senza ulteriore indugio i provvedimenti necessari al pagamento dei contributi alle scuole paritarie. È quanto chiede il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Vincenzo Giuliano, attraverso una lettera inviata all'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, alla Ragioneria territoriale dello Stato e al Presidente della Regione, Vito Bardi. Ad oggi, spiega il Garante, non sono stati ancora corrisposti i contributi statali alle scuole paritarie di ogni ordine e grado relativi all'anno scolastico 2019-2020, nonostante le scuole interessate dal piano di riparto predisposto abbiano inviato tutta la documentazione richiesta. Sempre più famiglie, nonostante le difficoltà economiche che questo comporta, evidenzia Giuliano, scelgono le scuole paritarie per l'accoglienza e la formazione assicurate ai propri figli. La mancata erogazione dei contributi compromette la stessa riapertura delle scuole paritarie. È necessario, conclude Giuliano, ripensare il sistema del sostegno alle scuole paritarie, sia in termini di tempistica nell'erogazione dei contributi che di ammontare di finanziamenti, oggi sempre più esigui.